Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quenti Channel. Oggi sono qui con questo nuovo video e siamo con il secondo episodio di Until Dawn. Continuiamo, eravamo rimasti nell'ultimo episodio qui con questa ragazzina nel bel mezzo del bosco, nel bel mezzo della notte. Usa la levetta destra per muovere la visuale. Ok, ho capito sta cosa, l'abbiamo già detta negli scorsi video. E niente, in poche parole, c'è qualcuno, ragazzi, che ci vuole morti in questa foresta, in questo territorio oscuro. Vai. Oh, cosa? Il cancello non si apre, scavalca. Ok, scavalchiamo, non problem. Ma se ha detto che non si apre, che cazzo provi, no? Cioè, vabbè, tentar non nuoce. Vai. Cosa vuoi fare? Di nuovo? Ma abbiamo detto che non si apre. Dobbiamo scavalcarlo. Ok. Veloce o sicura? No, vabbè, scusa ragazzi, facciamo sicura. Con calma, sangue freddo. Tanto che cazzo ci sta seguendo, a parte un... salta, va, saltiamo. Non mi morì. No, cazzo, ho sbagliato, mortacci di Eva. Porca puttana, vabbè, sicura. Vada. Vada. Arrampicati stavolta, va. Non salta più. Attenzione a non mi morire. Ah, 10 anni, porca puttana. Per un muretto di merda. Vai, salta, va. Cioè, ma che cazzo la fa fare, ragazzi? Se la cercano la morte, è inutile. Ok, intanto parte una musichetta un po' suspense. Comunque, ragazzi, vi ricordo sempre le cuffie. Attenzione, non muoverti. E chi si muove? Sono mummificato. Va, va. Scoiattolo di merda. Vabbè, dai, continuiamo. Se non sai come procedere, consulta l'obiettivo attuale premendo il tasto R1. Obiettivo attuale. Aspetta, qual era? Dirigiti alla stazione della funivia. Cioè, veramente di grande aiuto. Vabbè, noi seguiamo sempre il sentiero. Attenzione. E qua può sbucare qualsiasi cosa che mi può far saltare il cuore. Però ragazzi, veramente, cioè, cazzo sta scritto là? Bello sto cazzo. Popolazione indigene e profezie delle farfalle. Le tribù che un tempo abitavano queste montagne credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e possibili profezie. Il colore della farfalla indicava la natura della profezia. Morte, le farfalle nere pronosticavano la morte del sognatore. Pericolo, le farfalle rosse mettevano in guardia da eventi pericolosi. Perdita, le farfalle marroni preannunciavano una tragedia riguardante gli amici. Guida, le farfalle gialle offrivano visione di guida e supporto. Fortuna, le farfalle bianche portavano sogni di fortuna e buon auspicio. Allora, io spero di trovare le farfalle bianche in questo gioco, cosa che sicuramente non sarà così. Ok, attenzione, abbiamo trovato un totem, ragazzi, che può appunto... Troverai manufatti a forma di totem che ci diranno il futuro di ciò che potrebbe succedere in base ad una decisione sbagliata. Ok, totem guida. Ok, per fortuna non è totem morte. Il futuro è incerto, che la profezia sia vera o meno dipende dalle scelte che compirai. E fin qua abbiamo capito. Premi il tasto R1 in qualsiasi momento per visualizzare i totem raccolti. Ok, ecco qui. Sono tantissimi, ragazzi. Abbiamo morte, guida, perdita, pericolo, fortuna.
Guardate però che figata il panorama, è veramente molto molto bello. La visuale ovviamente è da film, tra virgolette. Chris, ci Quindi sei? è come se stessimo guardando un film, l'ho detto già nello scorso episodio. Attenzione, il passato. Wow, graffiti in montagna. Passato va oltre il nostro controllo, ok? Dove cazzo si va qua? Non lo so. Comunque, ragazzi, cercherò di fare meno tagli possibili in modo tale da poterci godere al massimo questo gioco. Perché La se tua faccio borsa è tagli qui, poi non dove si sei? capisce un cazzo. Non è che sei nella borsa? Sì, ora è nella Bene, borsa. che cos'è che abbiamo qui? Sta squillando un telefono. Spia o chiudi lo zaino? No, spiamo, cazzo, facciamoci i cazzi degli altri. Oh. Vai, spiamo. Un effetto Ah, farfalla compare quando le guarda un po' tozioni chi c'è. cambiano la storia del gioco. Attenzione. Curioso. Porca puttana. Chris. Chris ha una cotta per Ashley, protettivo, spiritoso, metodico. Ok. Mi hai spaventato. Scusa, sei la mia segretaria? Stava vibrando. Bene, ehi. Grazie per la notizia. Ora ci penso io. Oh, ehi. Ho trovato una cosa niente male. Cioè? Non te lo dico, devi vedere da sola. Vieni, di qua. Dove? Proprio qui, vedrai che roba super. Ok. Abbiamo cambiato la storia spiando il cellulare. Quindi cambieremo il destino dei giocatori. Ta-da! Niente male, Già! Andiamo, guarda queste bellezze. Beh, bellezze non è la prima parola che mi viene in mente. Cosa diavolo ci fanno qui? Che intendi? Che cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci? Scusa, ma tu l'hai conosciuto il padre di Josh? Lui si crede tipo Grizzly Adams. Vuoi provare? Ah, no, fai pure tu, Grizzly. Bene. Andiamo. Ok. Dimmi che mi fai sparare a me. A posto, sicuramente mi farà sparare a me. Per mirare. Ok. Niente male, dai. Un po' di una mira, un po' di merda, però. Attenzione. Bravo il nostro protagonista qua. Non mi ricordo come cazzo si chiamava. Wow, bel colpo, Tex. Grande, sono un Ecco. duro. Sì. Sono un vero. Secondo me è un chiaro caso di Come ti cultura muovi sembri una dell'esplosione. gallina, però. Non credo proprio, ragazza. Dai, ma spariamo ste cazzo di cose. Guarda, chiunque potrebbe colpire una bottiglia tanto grossa da così vicino. Che cazzo è? Ah, di nuovo lo scoiattolo di prima. Mamma mia. Che facciamo? Spariamo lo scoiattolo? Sì, dai. Spariamo. No, vabbè. Sì, che cazzo ce ne frega? Spariamo lo scoiattolo, rompi i Centro! coglioni. Ma che Peccato. cazzo fai? Come hai potuto? Chris, che razza di stronzata! Perché? Quella creatura innocente era ancora viva 10 secondi fa! Oh, andiamo, gli scoiattoli sono ratti con la 15 coda secondi fa. pelosa. Ora non riesco a credere a quello che hai fatto. Ah, ma che cazzo te ne frega? Cazzo a Oddio, cos'è? testa! Mandalo via! Cavolo, tutto bene? Questa montagna mi dà già i brividi. Ehi, guarda, arriva la funivia. Dai, andiamo. Andiamo alla funivia, bella idea, ha tutto abbandonato, andiamo alla funivia. Ok, ragazzi, se c'è qualche animalista tra di voi, state tranquilli, amo gli animali. Ho voluto uccidere quella cosa giusto così. Indizio Ok, trovato. guarda qui. Manifesto di ricercato. Bello.
Milgram Victor, sesso maschio, vabbè non ce ne fotte, ricercato per incendio doloso di primo grado, edificio abitato, oltre a varie minacce di morte. Chiunque abbia informazioni su questo pericoloso criminale contatti la polizia provinciale al più presto. Polizia provinciale a cavallo di Blackwood, police, niente, luglio 1998. Molto vecchio. Posso raccoglierlo? Ah, forse l'ho già raccolto automaticamente. Sì, infatti l'ho già raccolto automaticamente, scusate. Andiamo, va. Deve essere molto dura per Josh. Io non so come faccia. Ehi, strano. È chiusa. Hai controllato pure Josh prima. Voleva tenerla chiusa. Viene fuori la gente. Ha detto così. Quale gente? Ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Accidenti. Vabbè, posso avvicinarmi io, visto che c'ho la chiave. Ok. Andiamo da questo lato e esploriamo la zona. Allora ragazzi, fatemi sapere poi se vi sta piacendo, eh. Credevo la cabina fosse più vicina. Ovviamente analizziamo gli oggetti, giusto per capire un po', per una mente e un corpo sani. Che posto strambo dove andare a vivere. Anche per dei ricconi. Ho capito. Hanno solo una montagna. Hanno solo una montagna. Attenzione, telecamera un po' strana. Ragazzi, è comparso qualcuno. Non so se avete visto. Vabbè, facciamo finta di non aver visto. C'era qualcuno fuori la porta, vabbè. Eccola là, la funivia. Ovviamente, ragazzi, voi, no? A parte che io, tipo, non mi farei mai le vacanze in mezzo al nulla, proprio neanche per il cazzo. Ma poi prendereste una funivia in un luogo così abbandonato? Volevo stare qui a schiacciare un pisolino, ma... Ok. Tutto ghiacciato, ma... Entra, va. Coglione. Ma è il ballo della scuola? Si comincia! Sì. L'avventura ha inizio. Sì. Spero sia stata la scelta giusta. Sì, ha voglia. Sai, ritrovarci tutti insieme per l'anniversario. Josh sembrava davvero contento che ci ritrovassimo. Già, sì, è felicissimo. Credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa. Bene, bene. È difficile capire come sta. Ero un po' preoccupata. No, no, è stata una buona idea. Spero che anche gli altri la pensino così. Siamo tutti qui, no? Grazie, sei proprio un vero amico. Senti, basta parlare del passato, godiamoci il viaggio. Sai cosa, hai ragione. Sai come ho conosciuto Josh? No. Ok, eravamo in terza. Non ce ne frega un cazzo. Josh era in fondo alla classe, io in prima fila. Cazzo mene. Ci ignoravamo completamente. Poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte. Così l'insegnante l'ha spostato davanti. C'è qualche foto? Ok, e così sono finito dietro. E? Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. E siamo diventati amici, fino ad oggi. Fatti l'uno per l'altro. Se non fosse stato per Ginny Simmons, che ha raggiunto la pubertà con 3 anni di anticipo, e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno, chi lo sa, potresti essere su questa funivia da sola. Proprio ora. Oppure potresti parlare con un'altra persona. Boom. Effetto farfalla. Effetto farfalla, ragazzi. Veramente una figata assurda questo effetto farfalla. La ripercussione delle nostre azioni che condizionano tutto, anche nella vita reale, diciamo. Jess, la nuova ragazza di Mike, fiduciosa, irriverente, scusate, sicura di sé. Un po' zoccoletta, direi anche. Arriva qualcuno? Vediamo chi è. Almeno dall'apparenza.
Chi è? Cos'è stato? Jess, ehi! Jessica, siamo qui! Vi piace farlo in posti strani, per caso? Ci siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire? Per favore! Dai, cazzo! Oh mio Dio! Me la sono vista brutta, altri 10 minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Ah, oh, che schifo, Chris! Guarda, io ho un sacco di carne addosso. Questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Comunque, ragazzi, fatemi sapere se volete i sottotitoli. Gli affari personali degli altri come se non indossate tipo le cuffie, è un po' difficile ascoltare. Accidenti. Sembra che qualcuno abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoclasse Michael Monroe. Chris. Cavolo, mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica, eh? Chissà. Insisti, ridammelo oppure spiega. No, voglio spiegato. Mike e Emma hanno rotto. Ora lui sta con me. Wow, tragedia. Non direi. Tutto facile, fuori Emma, dentro io. Ah. Va bene, vediamo di salire alla baita. Ne ho abbastanza di tutta questa natura. Voi andate avanti. Io resto qui ancora un po'. A vedere se arriva qualcuno. Intendi Mike? Cosa? Ma no, dicevo chiunque. Ah, Sam. Chi cazzo può arrivare là? Oh, visto che panorama, voglio dire, cavolo. A volte mi scordo di fermarmi a ammirare queste cose. Ehi, ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo della funivia? Questa è Emily, l'ex di Mike, intraprendente, persuasiva, intelligente. E anche molto figa, dai. Non credo che sarebbe stata così pittoresca. Matt, il nuovo ragazzo di Emily, determinato, ambizioso, attivo. Scusai. E non c'è mai un facchino quando serve. Ok. Andiamo avanti, va. Ora tutti questi si devono rincontrare per la rimpatriata. Mi sento a disagio. Mezzo al nulla. Sarà strano ritrovarci di nuovo tutti quassù. Di sicuro non sarà una normale scampagnata. Voglio dire, cosa pensi che. Sbattacci sua. Che cazzo è sto coglione, Mike? L'ex di Emily, intelligente. Non direi proprio intelligente. Motivato e persuasivo. Ok, ha fatto prendere un colpo sto coglione. Michael! Davvero, avreste dovuto vedere le vostre facce. Ma vaffanculo. Mi viene da prenderti a pugni. Non male. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi, siamo amici o cosa? Niente violenza, dobbiamo solo divertirci. Siamo in una foresta, è paurosa. Su, entriamo nello spirito della situazione. Lo spirito della situazione? Sei scemo o cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, Em. Non fare così. Così come? Così, come fai tu? Alla fine fai sempre così. Minaccia o dai il benvenuto? No, dai, subito minacciamo. Dammi, diamo il benvenuto. Lasciamo perdere, altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana. E lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti, ok? Matt. Ho capito. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. A posto? A posto. Adesso vi bacerete pure? Oddio, sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... no, meglio che vada a dare un'occhiata alla funivia. Ok, ci vediamo. A dopo. Ma quanta cazzo di mosse fa questo? Ah, merda. Cosa? Puoi portarli per il resto della strada? I bagagli? Sì. Tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare. Ci siamo quasi. È importante, Matt, ti prego. Non ti lascio sola, bella. Emma, sinceramente non penso che dovresti scendere da sola per il sentiero. E perché mai? Fa freddo e sta diventando buio e... Hai intenzione di proteggermi dal buio? Lasceremo la roba qui e verrò con te. Non ce la ruba nessuno.
Matt, mi prendi in giro? Non puoi lasciarmi sola neanche per 5 minuti? Non ti fidi di me? Ma non è per quello. Perché non mi ascolti? Devi sempre controbattere cazzo, su tutto quello che dico. Scusami. Vaffanculo, vai a morire, stronzo. Se vuoi essere gentile, vedi di portare tutto quanto alla baita più in fretta che puoi, ok? La prossima volta ti mando a fanculo direttamente. Ho il cazzo che t'aiuto. Va bene, come vuoi. Grazie. Ci vediamo su dopo che ho trovato Sam. No, spero che non lo trovi mai, cogliona. Cioè, non soltanto uno cerca di fare il gentiluomo, di aiutarla, no, invece fa pure la minacciosa. Ma vaffanculo, va. Oh no, raga, ho ragione o sto sbagliando? Tanto sta questa. Ashley ha una cotta per Chris, accademica, curiosa, schietta. Ok, questa mi piace. Ok, posso... attenzione. Qualcuno sta diventando amichevole. Un po' troppo amichevole. Eccola, dicevo che quella fa un po' la zoccola. Come si dice, ogni lasciata è persa? Oddio! Ehi, wow! Fa il coglione, se intanto c'è la tua fidanzatina che sta facendo, ti sta facendo crescere le corna, tra poco diventi un cervo. Oh mio Dio! Ehi, wow! Mi dispiace, Ash, davvero. Ok, sto bene, sto bene. Che guardavi? Qualcosa di interessante? Ah, fammi guardare. Incoraggia... Sì, dai, dai un'occhiata, mettiamo fuoco. Ah, certo, fai pure, vedrai. Che bellezza. Bene. Figlio di puttana. Vai, vai. Spaccali il culo a quella zoccola, non a lui. Ma che cazzo? Dai, non è come sembra. Non è come sembra? Forse... Con Em non è mai come sembra? Mai? Non lo so, io... Ah, maledizione. Creiamo casini, ragazzi. Va, va, va. Vai a fare a bot. Spaccali il culo. Ora succede un casino, eh. Jessica, siamo di nuovo da Jessica. Questa che cazzo fa? Leggi il libro o controlli il telefono? Che cazzo ti leggi il libro a st'ora? Controlli il telefono, va. Dimmi che non l'hai fatto davvero. Tieni le mani bene in vista, ti abbiamo circondato. Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle se non di arrendersi alla rude guardia militare che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Corri alla panchina e raccogli palle di neve. Raccogliamo palle di neve. Antiscamo. Beh, non saprei. O quella faccia. Vai. Oh, grandioso. La pagherai. Ok, spero che questa musica non me la mettano nel culo con questa musica tramite copyright. Opla. Mamma mia. Anche i vecchi dicono più opla. Dov'è? Guarda come scappa. Affanculo. A volte non fare nulla è la cosa migliore da fare. Colpiamo il cervo, va qua, il corvo, scusate. Oh no! Accidenti, Jess. Guarda che hai fatto. Che fa? Era solo un corvo di merda. Poverino, piccolo uccellino. L'hai fatto secco, Jess. Non l'ho fatto apposta. No, tranquilla, sta bene, si è solo spezzato un po'. È solo un corvo. Michael. Ma che faccia da culo che c'è quello? Ecco, la scusa. Finito. Tutto fatto. Sì, sì. Allora sono caduta. Non direi. Beh, nel caso lo sapresti. Va bene, va bene. Ehi, sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle palle.
Ok. Regina delle palle, ragazzi, attenzione. Mia signora. Bacia Mike, raccoglie. Baciamolo, va. Censuriamo la cosa. Attenzione. Wow, tienine un po' per dopo, tesoro. Non resto mai senza. Ok. Sì, forse. Oh! Oh mio Dio! Ci è mancato davvero poco! Ci poteva uccidere! Sì, cioè. Wow! Se tu non ci avessi spostato! Addio! Andiamocene via! Perché l'hai spostato? Mi sta sul cazzo quello. Ok, aggiornamento di stato. Intanto qua la funivia è arrivata. Si stanno per incontrare tutti. Oh, ricompare di nuovo il nostro dottore qua. Ci si rivede. Ciao, dottore. Come ci sentiamo? Abbastanza bene, dai. Per adesso. Durante la nostra ultima seduta abbiamo stabilito che hai timore delle cose che sono morte o non morte. Questa volta cercheremo di comprendere le radici della tua ansia. Uffa però, ragazzi, a lezione pure nel gioco, che palle. Vedrai una serie di foto e di simboli. Voglio che identifichi quale immagine di ogni serie ti mette più ansia. Ok, a me mette tutto ansia, già ti sto avvisando. Vediamo un po'. Sinceramente mi mette ansia la donna. La donna mi mette ansia, ragazzi. Va, gira. Gira, gira. Cosa mi mette ansia? La folla o gli aerei? È una cosa molto soggettiva. Diciamo che mi mettono ansia gli aerei, ragazzi. Tipo quando devo entrare in aereo sono molto ansioso. La folla no, dai. L'altezza o l'annegare? Beh, ragazzi, l'altezza mi mette ansia. Soprattutto guardando questa immagine poi, mamma mia. Ok, i ratti o le serpi? No, assolutamente le serpi. I ratti, diciamo che non è che ho tanta paura dei ratti. Andiamo avanti, tanto è uscito quello che è. Le pistole o i coltelli? Beh, ansia, mi mettono ansia di più i coltelli. Ok, le serpi o gli scarafaggi? Beh, gli scarafaggi fanno abbastanza schifo, però le serpi mi mettono ansia e paura. Ok, questo intanto fa finta che scrive. Giriamo. Ok, i clown o gli spaventapasseri? No, i clown, ragazzi, veramente. Soprattutto con quella faccia di culo che c'ha quello. Le viscere o i corvi? Beh, sinceramente, ragazzi, le viscere, non ho mai visto le viscere dal vivo, quindi diciamo che i corvi per adesso mettono più ansia. Anche se vedessi dei viscere. Che cazzo hai? Hai avuto paura? Mi spiace. No, non ho avuto paura, mi ha rotto il cazzo perché stavo parlando. Non preoccuparti. Ma chi si preoccupa? Cioè, ma ti sembra normale? Cerca di velocizzarti. Più ti affidi ai tuoi istinti, più oneste saranno le tue risposte e più istruttive risulterà questa esperienza. Che cazzo di faccia? Ora mi sono dimenticato pure quello che stavo dicendo. I ragni, ragazzi, mi dispiace, ma i ragni veramente li odio. Il corvo o gli aghi? Gli aghi non mi mettono ansia quanto nervosismo, però metto gli aghi. Non mi mettono ansia, ragazzi, però mi mettono nervosismo. Però andiamo avanti. Di nuovo, gli zombie o i clown? I clown, gli zombie non esistono, porca puttana. I clown sì. Attenzione, il lupo o gli aghi? No, assolutamente il lupo, ragazzi. Cioè, ma quanto dura sto libro? Come si fa a notte? I fulmini o i lupi? Beh, i fulmini mi piacciono, i lupi, dai. I fulmini sono rilassanti. Molto interessante. Sì. Grazie. Prego. Per aver risposto con diligenza.
Ragni, clown, lupi. Che combinazione all'aria di un allegro venerdì sera. Ah, ancora una volta temo che il tempo sia finito. È per fortuna, perché hai rotto il cazzo. A posto. Ci vediamo allora. È gratis, no, la seduta. Non devo pagare niente. No, vatti a vedere la finestra. Ok, a posto. Perfetto, ragazzi. Mamma mia questo però, eh. Negli episodi precedenti. Ok, abbiamo finito l'episodio di oggi. Grande. Ma pensate che sia uno scherzo un po' crudele? Questo è un breve riassunto di ciò che è successo. Che succede? Ma potete vedere, è come un film, ragazzi, come una serie TV. C'è quest'uomo misterioso che non abbiamo capito chi è. Che ci vuole tutti morti. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. Devo andare da Sam. Figlio di puttana! E così sono finito dietro. Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. Boom. Effetto farfalla. Questa montagna sembra più grande ogni volta che ci salgo. Davvero? Fa lo stesso effetto anche a me. Ok, Josh, il fratello di Anna e il fratello di Anna e Beth, pensieroso, affettuoso, complesso. Dai, è anche un po' di faccia da culo, ce l'ha. Piccola. Sì, forse hai ragione. Quando monterete qualche ripetitore per cellulari? Sono in astinenza. Se hai un milioncino che ti avanza, possiamo farlo subito. Ora che me lo dici, l'ho lasciato nell'altro giubbotto. Ehi, ragazzi, tutto bene la salita? Sì, beh, più o meno, ma è bello vederti. Che gli prende? Tanto c'è qualcuno che spia, ragazzi, eh. Ma quanto sono curioso di sapere chi è. Ehi, ehi, Chris. Allora, ci diamo da fare qui o cosa? Certo. Ok, ragazzi, adesso direi che ci possiamo salutare con questo video, anche perché sta andando troppo per le lunghe. Nel prossimo episodio andremo a continuare ovviamente questo fantastico Until Dawn. Fatemi sapere nei commenti se vi sta piacendo, se vi sta coinvolgendo. Ovviamente con le cuffie, ragazzi, è tutta un'altra storia. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere che quali sono le vostre impressioni. Niente, lasciate come al solito un mi piace per il supporto, un commento. Noi ci vediamo al prossimo video di Until Dawn e ciao a tutti.